gocartv.com collegatevi eh parola di Oriano uscito da Sboroni chi lo ha detto ragazzi che il vero motorsport sia solo quello della Formula 1 e chi lo dice che anche tu che ci stai seguendo da casa non puoi far parte di questo bellissimo mondo Bene ragazzi, tenetevi forte perché nella puntata di questa settimana vi andremo a presentare un team di Formula 3, ma che non ha nulla davvero a che invidiare con il Circus della Formula 1. Il team in questione è la DAV Racing. Adesso andiamo a presentare tutti gli ospiti, partendo dal team principal, Matteo D'Vegna. Buonasera a tutti. Proseguiamo poi con l'ingegnere di questa compagina, appunto milanese. Giovanni Rizzo. Buonasera a tutti. E poi abbiamo uno dei piloti che quest'anno porterà in alto il nome Dav Racing, Leonardo Pulcini. Buonasera a tutti. Ragazzi, naturalmente quando ci sono delle belle macchine, specialmente una puntata come questa dove il team in questione è sicuramente di prestigio, non possono mancare nei nostri studi televisivi le belle ragazze come è la volta di Alessandra che ci vuole dare i contatti della nostra trasmissione. Buonasera a tutti. Allora vi do il nostro sito internet che è www.onrace.tv. E la nostra email è info Ecco, con info naturalmente vi risponderà la nostra Alessandra A parte eh, gli scherzi, io prima di partire nel vivo di questa calda puntata Farai partire questa videoclip Allora Matteo, abbiamo appena visto un po' quella che è la tua realtà da qualche anno, ma una storia che per te parte da lontano, dai kart. Come è iniziata la tua avventura nel motorsport? Sì esatto, io ho iniziato a correre nel 2002 in kart, nella 60 Mini Kart e nel corso della mia carriera in kart, che è durata appunto 7 anni, ho conquistato eh, tre campionati italiani, uno nella 60 Easy Kart e due nel, nel, 125, nel 125 Rotax. E ho disputato anche diverse gare nei campionati più importanti, come l'Open Master e la WSK eh, Non focalizzandomi mai più di tanto sul kart, in quanto il kart l'ho sempre vista come una scuola ed una gavetta, sì importante, ma sempre puntando di più sulle formule. E... Formule che ti hanno visto poi protagonista, assoluto. Esatto, sì, ho debuttato in Formula nel 2009 con, eh, con la Cram, nel Formulariano 2000, e ottenendo subito degli ottimi risultati. Ho concluso secondo nella classifica rookie. E 2010 in Formula Abbott, sempre con Cram, ottenendo buoni risultati, abbiamo ottenuto diversi podi, qualche quarto posto, quindi una, soddisf una stagione soddisfacente. 2011-2012 in Formula 3, il 2011 appunto con, con l'RP Motorsport, e è stata una stagione di alti e bassi, e le aspettative erano più alte rispetto ai risultati ottenuti, comunque è stata sicuramente una stagione importante di apprendistato. E poi nel 2012 appunto è nata la DAV Racing e ho corso per il mio team dove abbiamo concluso il campionato al quarto posto. Ecco, quindi una escalation per te, ma anche in questo caso anche per la famiglia d'Avenia che vi ha portato prima a essere piloti protagonisti e poi adesso team protagonista. Appunto nel 2012 è nata la DAV Racing e subito si è posta come team eh, prestigioso. E protagonista nella Formula 3 International Open. Come mai questa avventura non più da pilota ma da team manager? Ma sicuramente uno dei motivi per cui è nata Dav Racing è chiaramente una forte passione mia e della mia famiglia. E poi sicuramente avevamo il desiderio di lanciare qualche pilota verso categorie più importanti nel motorsport, quindi appunto è nata Dav Racing, che è un team che nasce per dare ai piloti tutto ciò che in diversi anni di motorsport io non ho ricevuto da tante altre squadre. Che magari spostano i loro interessi più su aspetti economici piuttosto che sulla crescita e la formazione dei piloti. E nel 2012 appunto, abbiamo vinto il campionato al debutto con Giovesi, mentre io, come anticipavo prima, nella ho concluso qua. Assolutamente sì, abbiamo dominato la stagione cogliendo 12 vittorie, eh, altrettante pole position, insomma tanti risultati che hanno appunto dimostrato la superiorità non solo di Giovesi rispetto agli altri piloti che anche del team che non ha mai sbagliato in alcuna gara o in alcuna circostanza Ecco una sede abbiamo visto a Buccinasco straordinaria avete un reparto corse che forse anche qualche team in categorie superiori vi invidiano è una struttura veramente come detto e ripeto da Formula 1 eh, avete fatto le cose in grande Certo, sicuramente io penso che uno degli aspetti più importanti sia sicuramente la cura nei dettagli e, e poi l'immagine. Eh, la cura nei dettagli, appunto, abbiamo deciso di investire tanto nella realizzazione della, della sede, che è appunto a Milano, a Bucinasco, che non solo è molto bella esteticamente, ma anche fornita di tutto ciò che serve per lo sviluppo della macchina. Nelle eh, macchine, proprio sì, delle poi macchine ne avete esatto. Sì, abbiamo tre Formula 3312 ed una 308 che invece è destinata ad usi promozionali. Per cui, dopo ne parliamo. Esatto, dopo parliamo anche di quello. E quindi dicevo, appunto, la, sicuramente la sede è una delle cose più importanti anche perché dà ai piloti tutto ciò di cui hanno bisogno. All'interno della sede ci sono. Verrà presto eh, preparato un simulatore, un simulatore all'avanguardia chiaramente, che svilupperemo appunto con i nostri ingegneri Giovanni Rizzo e Roberto Costa. Eh, gli appartamenti, in modo che i piloti possano eh, vivere all'interno dell'officina, quindi rimanere sempre in stretto contatto con, eh, con lo staff, con gli ingegneri, con i meccanici a seguire la preparazione delle vetture che poi utilizzeranno per tutto l'anno. È sicuramente importantissimo. Esatto, sì, questo è uno degli aspetti più importanti perché <coughs> fino a livelli come la GP2. È molto importante il pilota, il pilota è sempre una delle parti che più incidono sul, sul risultato e quindi è dovere dei team prepararli nel migliore dei modi, non solo dal punto di vista tecnico ma anche umano. Ecco, invece il vostro team come è, com è composto? Bah, quotidianamente ci sono diversi meccanici che lavorano appunto per la preparazione delle vetture e Giovanni, appunto, che lavora fisso. E l'altro ingegnere Roberto Costa, che anche lui viene saltuariamente in officina per seguire i lavori e per preparare i weekend di gara. E organizziamo costantemente dei, dei briefing all'interno dei nostri uffici per organizzare il programma di lavoro che poi seguiremo in pista. Tra l'altro, oggi siete appena stati a Cervesina. Sì, esatto, oggi abbiamo svolto una giornata di test, eh, di preparazione per la prima gara di Jerez, è stata tra l'altro una giornata positiva, abbiamo provato diverse soluzioni tecniche e abbiamo dato anche modo ai, ai piloti di potersi preparare nel miglior modo possibile in quanto tra una settimana inizia questa stagione. Benissimo, stagione di cui parleremo subito dopo, cosa Alessandra? Dopo Alessandra. la pubblicità. Ecco, vuoi chiedere qualcosa a Matteo? Sì, Matteo, quanto va questa macchina? Ah, la nostra tanto. Quella degli avversari un po' meno. Va bene. <ride> Mecomer. Azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali. Da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it Nini Virta, velocità, sicurezza, flessibilità, affidabilità, ma non solo, anche tanta, tanta attenzione alle vostre merci, con la garanzia di utilizzo del partner più adatto al vostro business nei paesi scandinavi e in tutto il mondo. Nini Virta, via camion, via mare, in aereo e un vasto parco mezzi adattabili a tutte le vostre esigenze. Operazioni doganali in sede, personale altamente qualificato. Nini Virta, dal 2007 i primi in Italia a gestire il magazzino con etichette in radiofrequenza per controllare costantemente le vostre merci, come avere in pista RadioBox a bordo. Per vincere non basta essere veloci, ma bisogna essere precisi ed affidabili. E noi lo sappiamo, Nini Virta, vincenti insieme a voi. Sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno dei circuiti più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo da battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, 50 esemplari al mondo, macchina molto prestazionale, con 240 cavalli ed un peso di 930 kg. Diversi sono i pacchetti che vengono proposti, dal giro singolo a turni in pista da 25 minuti. Anche divisibili tra più persone. Regala o regalati un'esperienza di guida su una vera auto da corsa. Rivivivrai poi la tua giornata da pilota in TV. Per informazioni e prenotazioni www.itconsonnenpista.it. Ecco, come dicevamo prima della pubblicità, stagione agonistica 2015 che è agli sgoccioli, dove vi vedremo impegnati, Matteo? Allora, il campionato parte a Jerez e Subito dopo Jerez andremo a Poricar, Storil e appunto via dicendo. Ecco, quindi sicuramente un campionato in Formula 3 International Open che avrà quanti appuntamenti? Allora, il campionato si articola su otto appuntamenti nei circuiti più belli d'Europa, sono praticamente. Su otto circuiti, 6 eh, corre il Formula 1, quindi questo è sicuramente un aspetto molto importante per la crescita dei piloti, perché sono circuiti che poi incontreranno in tutte le categorie, in Formula 3, FIA, in World Series, GP2 e quant'altro. E noi oggi dai nostri studi televisivi vo vi vogliamo lanciare uno scoop: ossia che il team Dav Racing non sarà solo a ruote scoperte quest'anno, ma ci sarà una joint venture che è partita con un team a ruote coperte. Sì, appunto da quest'anno abbiamo dato vita ad una partnership con, ehm, con Franco Ercoli e con Onofre Veneziani, con i quali abbiamo creato la Double T Racing, che è appunto un team che parteciperà alla NASCAR europea. È un campionato molto bello, è un campionato su cui stanno davvero investendo tanto ed è una serie davvero divertente che. Offre ai piloti una grande visibilità e per noi chiaramente un motivo di orgoglio eh, aver dato vita a questa partnership appunto con, eh, con Franco Ercoli, con eh, Veneziani, perché sicuramente ci sono dei, degli obiettivi molto importanti per questa stagione. Benissimo, ma ora vi andiamo a presentare uno dei piloti che quest'anno porterà in alto il nome Dav Racing sui circuiti di tutta, di tutta Europa. Lui è Leonardo Pulcini, eccolo qua che è già una conoscenza del team Dav Racing perché l'anno scorso ha corso con loro in Formula 4. Ma la tua avventura parte dal karting, hai frequentato le piste più importanti a livello mondiale di, questo, di questa disciplina, come è nata la tua avventura nel mondo delle corse? E, eh, la mia avventura nel mondo delle corse è iniziata grazie a mio padre, eh, c'è una, una, una forte passione nel motorsport e mi ha fatto iniziare <coughs> all'età di 4 anni. Eh, dopo ho smesso a causa di un incidente poi eh, ho iniziato nel 2011 a correre e sinceramente non ho, non ho corso tanto in go kart ho fatto solamente due anni però ci sono stati dei risultati molto positivi sin dall'esordio. Per cui hai sfiorato nel, 2012, pardon, nel 2013 la Coppa del mondo in Bahrain Sì, ehm, quello nel 2013 invece nel 2012 al mio primo anno di CoCart eh, ho vinto italiano e mondiale all'esordio della rock, rock e visto grazie a questi eh, risultati. risultati positivi eh, abbiamo esordito in KF3 e ci è sfuggito per un pelo sia l'italiano che il mondiale. Quindi sicuramente poco karting ma sicuramente da, da protagonista Questo ti ha fatto crescere in maniera veloce E si è approdato poi al team di Matteo D'Avenia Debuttando l'anno scorso, quindi 2014, nella Formula, 4, nella Formula 4 Come ti sei trovato? Sì, è stato un campionato per me molto formativo Mi ha, mi ha insegnato a guidare molto, molto pulito Ciò che serve eh, per le macchine da corsa Sinceramente non era la macchina più adatta a me, però comunque è stata una scuola eh, molto formativa eh, per approdare nella Formula 3 e guidare meglio. Ecco, tra l'altro quarto assoluto l'anno scorso in classifica generale, quindi all'esordio un, un buon risultato. Sì, peccato, peccato per le ultime due gare perché eravamo, siamo stati secondi per tutto il campionato invece. A Monza, a causa di due incidenti anche a Imola, abbiamo perso punti e mi hanno passato due, due piloti. Ecco, come ti trovi col team Dav Racing? <ride> eh, è difficile spiegarlo per me perché è un ambiente molto familiare, è come una famiglia per me, mi hanno preso come un figlio e sono sempre in stretto contatto con il team, con gli ingegneri, i meccanici, mi trovo molto bene con loro e stiamo lavorando, stiamo lavorando tanto anche. Stiamo in virtù è... di quest'annata che sta per partire, ti vedremo impegnato nella Formula sì. 3 European Open. Cosa ti, cosa ti aspetti dall'annata, Leonardo? I test sono andati molto bene e il mio obiettivo è stare sempre nella top 5. Bene, bene, bene. Ce la potrà fare, anzi, lo vogliamo chiedere a Giovanni che so che vive giorno e notte, notte quasi con, con Leonardo. Mi aspetto e ci aspettiamo mh, dei risultati davvero positivi perché è un ragazzo giovane ma dotato di un grande talento, di una grande voglia di emergere, di arrivare. Si impegna, eh, lavoriamo sempre insieme una, e una penso previsione. che potremmo ambire ad essere sempre appunto nei primi 4 o 5 del campionato e toglierci delle belle soddisfazioni e cogliere delle, delle vittorie insomma importanti. Ecco, in virtù di questo Giovanni sappiamo che Leonardo quest'anno sarà supportato da un team di prima qualità. Sì. Ogni, lui, come tutti gli altri piloti, avrà un ingegnere dedicato per macchina, più eh, ci sarà un direttore tecnico, una persona di grande esperienza, di grande professionalità, l'ingegnere Roberto Costa, eh, che è un palmarese invidiabile, eh, ha vinto una persona, oltre che ad essere una persona squisita dal punto di vista umano, è un ottimo ingegnere un ingegnere che vanta un'esperienza un trentennale nel, nel motosport, eh, plurivittoriosa in qualsiasi categoria, dalla Formula 3, dalla Formula Open Lotus, alla Formula 3, 3000, GP2. Eh, ehm. Sai, oltretutto ci lega una, una grande amicizia e un, un grande rapporto tecnico di, di coesione, quindi questo non fa altro che rafforzare eh, il valore della squadra ed essere un valore, un valore aggiunto e comunque oltretutto oltre a ciò eh, il pilota, i piloti vengono supportati da ottimi eh, meccanici ottimo eh, personale tecnico che anche essi con, con grandissima esperienza tra cui voglio eh, far presente il signor eh, Aleandro Ipuce che è il nostro responsabile dei meccanici Ogni pilota avrà un primo meccanico per la sua vettura, responsabile di tutte le azioni, di tutti eh, i movimenti e di tutti i cambiamenti che vengono fatti sulla sua vettura, un secondo meccanico che coaudiva eh, e dà supporto al, al primo meccanico e delle persone che si occupano di eh, pneumatici e carburante. Bene, quindi sicuramente Matteo D'Avenia e la Dav Racing non ha lasciato nulla al caso, ma ora Alessandra cosa c'è? Sì, adesso abbiamo la pubblicità, ma prima vi ricordo il nostro sito che è www.orrace.tv e la nostra email che è infochiocciolaorrace.tv Drivers Communication, l'agenzia grafica di riferimento per la tua comunicazione nel motorsport. Da anni realizziamo con professionalità e passione piani di comunicazione per piloti e team. Sviluppiamo brochure, logo, video e siti web. Per la tua immagine scegli un partner con competenze specifiche nel mondo del motorsport. Scopri tutti i servizi su driverscommunication.it. Ecco amici di On Race TV, ora mettetevi davvero molto comodi sul vostro divano perché è arrivata una parte dedicata proprio a voi. Questa vettura che la, la stiamo ammirando ed è veramente bellissima, molto vicina alla Formula 1, abbiamo capito che grazie al team Dav Racing sarà impegnata nell'International Formula 3 Open, ma che... Anche tu che ci stai guardando e che non hai esperienza, puoi venirla a provare. Prima di parlarvi nel dettaglio di questo, io vorrei chiedere all'ingegner Giovanni Rizzo eh, quali sono gli aspetti tecnici di questa vettura e se, se è consigliabile anche per chi non ha molta esperienza. Certo, questa effettivamente è una vettura eh, da competizione altamente prestazionale che offre degli standard di sicurezza davvero elevati e degli standard tecnici una grande performance in pista, soprattutto dal punto di vista sia meccanico ma soprattutto aerodinamico, una grande efficienza aerodinamica. E, ovviamente per guidarla ci vogliono delle, delle conoscenze tecniche, dei, bisogna essere supportato da istruttori o degli, da ingegneri. Noi è un servizio che, ehm, che offriamo ai piloti, soprattutto ai giovani piloti, sui quali ultimamente stiamo puntando noi come team in particolare, ma tutto il panorama eh, del motorsport internazionale. Eh, ovviamente anche giovani piloti, cartisti, o gente che comunque ha questa predisposizione alla velocità e ha voglia di, di fare questo salto. In, ehm, monoposto. Salto in monoposto, sei supportato dalle persone giuste, dai tecnici, dagli ingegneri, eh, e dai coach driver, possono affrontare questa, 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 mh, questa avventura. nuova avventura insomma, e, e avere delle belle formazioni per un giorno. Per un giorno esatto. Soprattutto gente giovane, nuovi ragazzi, artisti o gente che appunto pilota, forse non lo è, ma ha il sogno di diventarlo. Bene, ecco Teo, una bellissima avventura quella che metterai in pista quest'anno. Sì, esatto, abbiamo appunto... Ha avuto questa idea di dare la, la possibilità a gente appassionata di, di corse, gente che magari non ha mai avuto possibilità di eh, sfogare la propria passione in pista, appunto di eh, poter percorrere qualche giro su questa vettura e seguito dai nostri ingegneri, e dai coach driver che collaborano costantemente con il nostro team, di imparare e magari in un futuro debuttare in qualche categoria. o... Appunto, o semplicemente togliersi lo spazio. Poi NASCAR. <ride> <in> Nascar, esatto, <ride> perché sai, poi si, si parte da qui, poi le strade certo. del motorsport sono veramente vaste. Ecco, su, quale, su quali piste farai provare la, la vettura? Dove sarete impegnati? Ma al momento abbiamo eh, la possibilità di provare su diverse piste. Principalmente andremo a provare su circuiti di piccola dimensione, proprio per, per dare ai piloti la possibilità mm. di prendere confidenza con la vettura senza essere esposti a rischi. Ecco. Quindi sicuramente sarà un test affrontato in totale sicurezza. E dando ai piloti la fiducia di, di cui hanno bisogno appunto per compiere questo salto, che è un salto comunque importante perché guideranno una macchina che usano invece piloti professionisti, piloti che eh, fanno questo proprio di mestiere. Ecco. Se pensiamo che Verstappen, che oggi eh, lo guardiamo in Formula 1, arriva proprio da questa categoria. Sì, esatto, Verstappen è arrivato appunto dal karting, eh, in Formula 3 al primo anno è subito andato davvero forte questo chiaramente dimostra che il kart è un'ottima preparazione per, per i piloti e dimostra appunto quanto sia importante la Formula 3 come step per lanciare qualsiasi pilota verso la Formula 1 appunto come diceva Giovanni Formula 3 è la migliore scuola per i piloti eh, non solo per, eh, per la meccanica, per la parte meccanica, ma soprattutto per l'aerodinamica. È una macchina che riesce a dare al pilota il senso veramente del limite, riesce a spingere il pilota ad andare eh, veramente al limite a capire come si guida una monoposto anche a livelli molto alti. Ecco, se io che non sono un pilota, ma che come detto prima mi <coughs> voglio avvicinare alla vostra realtà e provare così una monoposto, cosa devo fare? E poi soprattutto c'è qualcuno che mi spiega l'ABC appunto di queste, di queste vetture? Certo, assolutamente. Noi eh, generalmente strutturiamo queste giornate eh, facendo in modo che i piloti eh, prima che inizino a salire in macchina ricevano delle lezioni teoriche, chiaramente per capire innanzitutto come utilizzare la macchina, quanto comunque c'è una serie di strumenti da utilizzare correttamente. E i nostri coach driver poi spiegano appunto le nozioni principali e le nozioni basiche per andare in pista e comunque cercare di fare un lavoro eh, di miglioramento costante e progressivo. Eh, I nostri ingegneri seguiranno attraverso la telemetria appunto, eh, gli sviluppi eh, della giornata di test, vedranno i piloti come guidano, i loro errori e, e tutto quanto, insomma, verrà tutto monitorato. Ci sarà una telecamera on board che poi verrà. Ci data. saranno on board, certo, assolutamente, che poi verrà anche rilasciato ai piloti in maniera tale che comunque lì rimane un ricordo di, certo. di una bellissima esperienza. Ecco, fate anche giornate incentive, quindi chi ha un'azienda e vuole portare 3, 4, 5 eh, suoi o dipendenti o sponsor o fornitori o quant'altro, lo può fare con voi, vero? Certo, assolutamente, noi siamo proprio una delle nostre filosofie, è quella di essere aperti a... Eh, collaborazioni con aziende e con magari gruppi societari importanti che magari decidono di, di dare la possibilità ai loro dipendenti o dirigenti di comunque di, di fare un'esperienza nuova e per noi è sicuramente eh, un motivo d'orgoglio appunto poter collaborare poi eh, da cosa nasce cosa quindi certo. non si sa mai che possa nascere una collaborazione anche in ottica futura ecco Teo a me mi è venuta voglia di mettermi il casco e venire a provare questa Formula 3 ma per farlo chi devo contattare? Come devo fare? Info Infochioccioladavracing.it o direttamente la mia mail Matteo Davenia chioccioladavracing.it e attraverso, attraverso le email posso rispondere appunto con tutte le informazioni, i costi, eh, il programma della giornata e, e le piste. E i circuiti esatto. Come prima mi avevi chiesto, poi siamo, abbiamo passato all'argomento. Proveremo principalmente sul circuito di Cremona, circuito di Varano, circuito appunto eh, di Pavia. Esatto, che sono dei circuiti come dicevo proprio. Predisposti per questo tipo di attività. Bene Teo, a me mi ha fatto piacere innanzitutto rivederti dopo qualche anno in veste non più di pilota ma di team manager. Esatto, è stato mio. Ho visto che sei cresciuto davvero molto. E quindi ti saluto, ti ringrazio e voglio che ci vieni ancora a trovare. Assolutamente, grazie a tutti voi e veniteci a trovare in pista dove speriamo sì. che quest'anno finalmente otterremo una bella vittoria dopo il 2012. E Leonardo penso sia il pilota giusto. Leonardo, hai sentito cosa dice il team manager? Sì. Quindi quest'anno bisogna darci, darci dentro. Full gas. Full gas, esatto. Ti salutiamo Leonardo e ti auguriamo un grande in bocca al lupo. Grazie, grazie a E poi salutiamo il nostro ingegnere Giovanni Rizzo che avrà un bel po' da fare quest'anno. Eh? Grazie mille a te di tutto e buona serata. Ok, ricordiamo anche il sito della DAV Racing, che è www.davracing.it. Dico bene? Esatto. E adesso lasciamo i nostri contatti Alessandra. Vi ripeto i nostri contatti che sono il nostro sito internet www.onrace.tv e la nostra email infochiocciolaonrace.tv. Abbiamo anche una pagina Facebook da poco, vi consigliamo di andarla a vedere, di mettere un bel mi piace e la pagina Facebook è... Eh? Sì, la nostra pagina Facebook è gocartv.onrace.tv. Ok ragazzi, a settimana prossima, grazie di averci seguito. CarTv.com Collegatevi, eh? Parole di Oriano, uscito da Sboroni!